Un saluto a tutti quanti, eccoci qua nuovamente con una nuova idea che mi è balenata in testa. Nel corso del tempo abbiamo domotizzato praticamente ogni angolo remoto della nostra casa, abbiamo la possibilità di accendere luci da remoto, di rilevare la temperatura, vedere delle videocamere, insomma riusciamo ormai con tutti i vari sistemi che ci sono in commercio attualmente a fare praticamente qualsiasi cosa. Abbiamo anche domotizzato tapparelle e nel mio caso anche tende da sole, esattamente quelle che generalmente si mettono nel terrazzo per impedire ai raggi del sole di essere fastidiosi all'interno della terrazza e quindi creare una sorta di schermatura fra il sole e la terrazza, oltre ovviamente a riparare dalla pioggia. Il problema che ho affrontato con le mie tende è stata in primis la domotizzazione e per quello ho utilizzato delle shelly 2.5 potendole poi a seguito integrarle direttamente in Home Assistant e infatti riesco a gestire perfettamente l'apertura, la chiusura anche in percentuale della tenda da sole all'interno del famosissimo controller Home Assistant. Il mio palazzo però è posizionato in un luogo dove spesso e volentieri si incanala del vento e anche ad una certa velocità questo vento spesso e volentieri fa sbattere queste tende da sole perché incanalandosi appunto fra questi due palazzi molto alti crea un flusso molto potente che rischia il danneggiamento della tenda stessa e quindi ero alla ricerca di un dispositivo, dato che c'ero, integrabile in Home Assistant per permettere l'apertura delle tende da sole, quindi in caso di fortissimo vento l'apertura automatica di queste due tende da sole. In commercio ho visto che c'erano tantissime stazioni meteo integrabili in Home Assistant più o meno economiche, ma innanzitutto non mi andava di spendere tutti quei soldi per un sensore unico, alla fine mi serviva solamente l'anemometro, quindi la rilevazione della velocità del vento e tutte le altre cose non erano di mio interesse, quindi mi dava piuttosto fastidio spendere dei soldi per una centrale magari completa, ma anche di cose che non mi interessavano. Soprattutto queste centrali hanno il brutto svantaggio di essere piuttosto ingombranti perché hanno molti sensori. Io invece volevo una cosa piuttosto ridotta, piuttosto piccola, da poter attaccare diciamo sul balcone del mio terrazzo e che mi permettesse di monitorare la velocità del vento costante. Mi sono buttato in rete a cercare praticamente qualcosa del genere, era un bel po' di tempo che gli stavo dietro. Alla fine ho trovato una cosa semplicissima, uno sketch per un D1 Mini. Ricorderete che abbiamo parlato già di D1 Mini e Node MCU in alcuni tutorial passati, abbiamo creato vari progetti da delle strisce LED digitali programmate, sensori per i condizionatori, insomma abbiamo fatto un bel po' di guide su questi due oggetti che sono veramente dei piccoli chip programmati con all'interno ESP8266, sì esattamente proprio gli stessi che montano la maggior parte dei dispositivi domotici in nostro possesso e quindi sono riprogrammabili o con firmware come Tasmota ad esempio oppure ci si può caricare all'interno tramite l'IDE di Arduino dei vari sketch studiati apposta per questi dispositivi. Provando questo sketch in rete sono riuscito a flashare questo D1 Mini con questa stringa diciamo di comando che mi permettono il collegamento direttamente sulle GPO del D1 Mini di un anemometro filare, quindi ho acquistato un anemometro con un cavetto con solamente due fili, vi metterò il link in descrizione, presumo che dovrebbe funzionare con qualsiasi anemometro, ma io nella guida che ho trovato e che poi ho sfruttato vi metterò ovviamente anche il link dello sketch con lo sviluppatore che ha creato questo sketch appunto, ho visto che consigliava quella e quindi senza andare a sperimentarne altre ho acquistato direttamente quell'anemometro. Vi dicevo, collegando questo anemometro direttamente al D1 Mini e successivamente alimentandolo, si riesce ad avere questo sensore che misura in chilometri orari il vento. Successivamente aver creato questo sensore e che quindi abbiamo la possibilità anche di inserire all'interno di Home Assistant per vedere la velocità in tempo reale del vento, vi dico la verità, non ho idea se sia
al 100% preciso, ma non era neanche mia intenzione avere un sensore preciso al metro al secondo, veramente, perché mi serviva più che altro appunto per alzare le tende da sole, e quindi mi bastava una velocità ipotetica, insomma, non proprio studiata. Non ho avuto modo di confrontarlo con nessun altro anemometro, né professionale né altro tipo di anemometro, quindi non so dirvi se la velocità è effettivamente quella che lo sketch misura, ma devo dire che per l'uso che era destinato funziona perfettamente. Quando arriva una velocità impostata nell'automazione per un determinato range di tempo, quindi si può variare questi due valori, velocità del vento e range di tempo, nell'automazione che andremo a creare in Home Assistant, la tenda da sole si andrà ad alzare da sola. E devo dire che dopo aver combattuto un po' con il setting di questa automazione, adesso sono riuscito ad arrivare a una soluzione stabile. Ho impostato che se il sensore rileva più di 20 km orari, allora per 10 secondi di fila, allora le mie tende vengono ad alzarsi entrambe, sono messe in parallelo, quindi si alzano contemporaneamente. Anzi, non sono messe in parallelo, hanno due shelly uno per uno, hanno due shelly 2.5 per tenda da sole, in modo che sono comunque distinte, ma poi nell'automazione ho inserito entrambe le tende che si vanno ad alzare. Non vi sto ad annoiare con sketch, automazioni, perché le andrò ad inserire all'interno del blog, dell'articolo relativo a questo video sul blog, dove ci sarà passaggio per passaggio tutto il procedimento per andare a portare a termine questo progetto. Il collegamento elettrico di Uno Mini è veramente molto molto basilare. Una volta caricato lo sketch sarà sufficiente alimentarlo mediante cavetto micro USB e connettere al pin D7 e al pin GND, quindi G, i due fili che arrivano direttamente dal sensore di rilevazione del vento, l'anemometro. Ho preferito non saldare direttamente i fili sui pin del D1 Mini, in modo da poter eventualmente rimuoverlo per un'eventuale nuova programmazione o una sostituzione in caso di danno. Lo trovo molto più semplice utilizzando i jumper direttamente nei pin del D1 Mini. Ecco, dopo aver visto il collegamento dell'anemometro al D1 Mini, in realtà, come avete visto, sono semplicemente due fili del anemometro che vanno a connettersi a GND e ad un pin specificato nello sketch sul D1 Mini, andremo a vedere il funzionamento. Ovviamente, come ogni volta che serve che tiri un po' di vento, il vento non c'è assolutamente, mentre quando invece serve che non ci sia, il vento puntualmente arriva fortissimo. Per mostrarvelo, quindi, ho abbassato sia la velocità in chilometri orari del vento sull'automazione e anche il tempo di intervento, in modo da fare esattamente questo. Come vedete, ho simulato una raffica di vento. Nell'automazione, per l'esempio, ho inserito solamente 3 secondi di intervento e una velocità che supera, se non erro, i 7-8 km orari, ma normalmente io lo tengo impostato a 20 km orari con un tempo di intervento di 10 secondi, in modo da non far alzare le tende al minimo raffica di vento saltuaria. Bene amici, anche per questa guida è tutto. Vi ricordo di seguirci sui nostri canali all'indirizzo www.vincenzocaputo.com. Vi ricordo anche di mettere la spunta sulla campanella dei video su YouTube, in modo da essere notificati ogni volta che pubblichiamo un nuovo video. E non mi rimane che salutarvi. Un saluto, alla prossima, ciao!